pompieri non corrono questo rischio. Ecco la nostra valle. Farò il pompiere. Farò il pompiere. Farò il pompiere. Testa matta. Testa matta. Neanche a farla apposta, quello che abbiamo visto nel cartone animato è il desiderio anche di questi ragazzi che sono venuti a trovarci oggi. Ecco, sono degli allievi vigili del fuoco di Pergine in provincia di Trento. Buongiorno ragazzi. Ragazzi, facciamo un bel applauso a questi baldi giovani in divisa e a uno degli istruttori che è venuto qui con noi, Carlo Beber. Buongiorno signor Beber, che è il fondatore in pratica di questa squadra di giovani pompieri, quell'istruttore, quello che li cura da vicino. Allora, signor Beber, lei mi diceva che il gruppo allievi pompieri dell'istituto ha moltissime adesioni in questi anni. Mi dica subito una cosa, a che età ci si può iscrivere? E intanto noi vediamo un filmato in cui voi siete, i ragazzi sono proprio al lavoro, in attività. A che età ci si può iscrivere? Allora, si possono iscrivere al 12° anno di età e fanno parte del gruppo allievi fino al compimento del 18° anno di età. Poi dopo passano con gli effettivi e svolgono le mansioni delle vigili del fuoco su tutti i campi che bisogna intervenire. Certo, e che cosa insegnate, signor Beber, a questi ragazzi? Come li preparate ad un lavoro così importante, impegnativo e difficile come quello del vigile del fuoco? Beh, si incomincia con il primo punto, farli appena entrati, fargli capire cos'è il volontariato e cos'è praticamente il mestiere del pompiere, fandoli stendere prima, piano piano dei tubi, prima i più leggeri, poi i più pesanti. Farli cominciare a prendere un po' di confidenza con le scale, prima la scala italiana messa al muro, poi piano piano la controventata e via così tutte le altre esercitazioni, attività che si devono fare, compresa questa anche la manovra del CTF. Cos'è il CTF? Che io sigle già sono molto... Il CTF è una manovra internazionale che fanno tutti gli allievi vigili del fuoco di tutta l'Europa praticamente. E consiste? E consiste nel fare una gara a ostacoli che parte su un tracciato di 70 metri e si devono fare dei piccoli ostacoli da fare. Superare dopo, quindi superare, tutta questa serie di ostacoli. Una staffetta di 800 metri e logicamente tutto cronometrato e quelli che mettono meno tempo arrivano. Benissimo, io ora voglio sentire dalla loro voce, dalla voce dei protagonisti, che cosa, perché hai fatto una scelta del genere? Tu come ti chiami? Lorenzo. Ecco, Lorenzo, perché hai scelto di fare questa attività di vigile del fuoco? È una cosa impegnativa, eh? Sì, è molto impegnativa, anche perché bisogna allenarsi molto anche per questa manovra internazionale che si terrà... Ma ti piace comunque? Sì. Ti piace molto? Sì, che si terrà in Finlandia nel 91. Ah, vuoi andare in Finlandia? Ecco, questa è la vostra mascotte? Sì. Come si chiama? Grisù. Grisù, quindi l'abbiamo visto anche nel filmato di prima. Qui c'è un altro Lorenzo, Lorenzo primo che avevamo detto. Io ho sbagliato, ho chiesto prima a Lorenzo secondo. Senti, Lorenzo, tu hai altri fratelli, sorelle? Sì, ho due sorelle più piccole. Ah, due sorelle più piccole. E che cosa pensano di te queste sorelle? Eccole, le vediamo nella foto. Che cosa pensano di te che vuoi fare il pompiere? Vorrebbero far parte anche loro del gruppo giovanile. Ah, anche loro, quindi sono invidiose, ti invidiano. Sì. Dunque, Lorenzo, tu hai praticamente fatto già delle azioni, delle dimostrazioni con i Vigili del Fuoco. Sì. Qual è quella che ti piace di più? Qual è quella più impegnativa, quella per la quale ti senti più portato? La scala controventata. La scala controventata, cioè? Spiegalo velocissimo. Sono dei pezzi di scala che si montano verticalmente, sono tenuti da quattro corde e che vengono tenute dagli allievi che sono... Ecco, quindi bisogna salire su questa scala? Sì. E poi? E poi viene smontata e... Mamma mia, e tu così piccolo, non hai paura? No. Quanti anni hai, scusa, non te l'ho chiesto? 12. 12 anni, accidenti. Allora, vediamo un po'. Tu, Flavio. Flavio Beber. Ecco, dimmi una cosa, Flavio. Perché ti piace questa professione? Perché vuoi fare il pompiere, il vigile del fuoco? Perché vedevo alla televisione molti disastri di vario tipo e sentivo il bisogno di aiutare gli altri. Bene. Quanti anni hai, Flavio? 13. Ecco, questa è una motivazione molto, molto bella, aiutare gli altri nei vari disastri che hai visto alla televisione, quindi ti ha ispirato a voler essere... Oh, c'è qualcuna fra voi ragazze che è invidiosa di questi ragazzi belli, baldi, con queste divise stupende? Vuole fare delle domande? Chi vuole fare delle domande? Eccola qua, dimmi. Roberta. Vorrei chiedere a loro come fanno a fare questo lavoro, che se sono così piccoli. Oh, allora, a chi facciamo rispondere? Facciamo rispondere al signor Beber, perché
perché allora possono fare questo lavoro giustamente essendo così piccoli? C'è una punta di invidia nella domanda. Il di lavoro un po' non è che sia un lavoro difficile, quando si incomincia piano piano a prendere confidenza e si li abitua a fare quei piccoli lavori che bisogna fare, lo prendo con un po' di buona volontà. Poi ci sono anche i vigili del fuoco adulti che li spronano, che li aiutano, che li aiutano a inserirsi nel corpo, di conseguenza vengono volentieri e partecipano, anche se c'è da fare un po' di fatica, e sono giovani, riescono a fare tutto. Ecco, un'altra domanda, qualcheduno? Tu mi avevi fatto un segno tremendo, eccolo là, come ti chiami? Volevo chiedere, Alessia. Alessia, chiedi Alessia. Siccome vedo tutti i maschi, volevo chiedere se una ragazza si volesse iscrivere, potrebbe farlo? Ah, ma perché a te piacerebbe? No. Così. Allora, le ragazze... Se, adesso con la nuova legge che è venuta fuori provinciale, possono iscriversi anche le ragazze a fare i vigili del fuoco volontari. Logicamente nelle strutture un po' adeguate a loro, tipo... e assistenza, e anche fanno, ci sono anche quelli che fanno un po' le scale o fanno cordini, ecco, quindi, comunque possono inserirsi anche le ragazze a fare questo lavoro, sempre le volontarie. Bene, c'è speranza anche per le ragazze. Ora vorrei, siccome abbiamo sentito solo loro, vorrei che almeno tu dicessi, dite come vi chiamate, così salutate, fate un saluto generale, questa squadra di Vigili del Fuoco in Erba. Nicola. Sandro. Michele, due Michele e due Lorenzo, Flavio, Lorenzo. Noi ragazze vogliamo fare un bel applauso di incoraggiamento per l'attività futura di questi pompieri in erba che fra poco saranno vigili del fuoco a tutti gli effetti. Grazie e tanti auguri ragazzi. Possiate spegnere tantissimi incendi. Che si dice a un pompiere? Questo mi pare.